siamo arrivati a fine di questo anno e Tourism Peschiera ha davvero lavorato molto e l'ha fatto sempre col suo scopo, con la sua mission principale, ovvero raccontare la storia, cercando di non essere mai banale, ma andando a ricercare anche quei piccoli avvenimenti, quelle piccole curiosità che possono aiutare chiaramente a dipingere un paese, a far conoscere una storia e a portare la gente a recarsi in un paese come Peschiera del Garda con quel minimo di consapevolezza necessaria per apprezzare davvero fino in fondo un territorio. I post che abbiamo pubblicato tra video e approfondimenti sono oltre 200, quindi un lavoro fondamentalmente incessante e continuo. Abbiamo lavorato tantissimo anche per raccontare, spiegare, contestualizzare, forse è la parola più appropriata, la crisi idrica che in un certo senso ha colpito tutto il nord Italia e il lago di Garda, smontando centinaia e centinaia di fake news che sono circolate in maniera incontrollata sul lago di Garda, descrivendolo come qualcosa che non era, ovvero in crisi. L'abbiamo spiegato più volte, fortunatamente la pagina Tourism Peschiera è servita anche come punto di riferimento a livello giornalistico per trovare parole dettate da logica, da dati scientifici e che avessero sempre un contesto ancorato alla realtà. Abbiamo raccontato Peschiera, le sue mura, le acque, i livelli, aggiornando proprio quotidianamente anche l'andamento, la decrescita e soprattutto la crescita e la ripresa del lago di Garda. Tant'è che oggi il lago di Garda gode di ottima salute con livelli oltre la media, proprio come descrivemmo nei periodi di magra, in un certo senso. Proprio perché raccontare e studiare la storia aiuta sempre a dare quella consapevolezza che tutto è una ruota che gira. La storia è fatta di corsi e ricorsi, di qualcosa che in un certo senso, con le dovute sfumature e differenze, tende a ripetersi. Abbiamo raccontato anche con la rubrica del venerdì, nata proprio quest'anno, la natura che circonda Peschiera del Garda e i suoi canali. Infatti le mura e i quattro canali che la circondano creano anche un contesto ambientale, diciamo, unico sul lago di Garda. Infatti qua possiamo trovare tantissime specie, soprattutto volatili, che qui vengono a trovare una zona di protezione e di tranquillità. E il venerdì infatti escono sempre delle bellissime foto che ritraggono questi momenti di intimità della natura che intorno alle mura proprio si sviluppa. E poi il panorama che si gode da Peschiera del Garda ha sempre qualcosa di particolare. Perché? Perché lo si gode proprio da un punto di osservazione privilegiato, ovvero le mura patrimonio mondiale dell'umanità. Queste mura che abbiamo raccontato molte volte godono di una storia che è fatta di pali, che è fatta di palafitte, che è fatta di qualcosa che affonda le sue radici addirittura nell'età del bronzo, ovvero quando proprio su questa città abitavano coloro che costruirono le palafitte, ovvero degli abitanti, delle persone che fecero di Peschiera già qualcosa di grande allora, tanto che, come abbiamo raccontato, quello che si sviluppò a Peschiera fu una forgia di metallo del tutto particolare e una modalità di lavorazione dello stesso che poi fu diffusa in buona parte del mondo allora conosciuto. Ecco, queste sono le cose che rendono Peschiera grande e che danno continuamente stimolo a noi di Tourism Peschiera di raccontarla e di raccontarla al meglio delle nostre possibilità. Con questo noi vi auguriamo buon anno, accompagnati appunto da questa carrellata di immagini che avete potuto vedere in questo momento. Ci diamo appuntamento col primo post dell'anno quanto prima e sicuramente 2024 sarà ricco e sarà per noi motivo di stimolo per continuare a lavorare in questo modo e a darvi sempre tutto quello che possiamo darvi, ovvero la cultura, la conoscenza, la storia e in un certo senso anche un po' di buon umore.